Buongiorno a tutti, sono Maria Bonaria Mereu, Content Editor di Team Global Media e vi do il benvenuto alla prima edizione di Pumps and Valves Week. La giornata di oggi prevede due interventi. Il primo, che andremo a vivere a breve, riguarda i dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione a cura di Bianca Secomandi di Donadon SDD, che è qui con noi e che saluto e ringrazio. Il secondo intervento, si svolgerà invece nel pomeriggio, a partire dalle 15:30. Prima di iniziare voglio darvi due informazioni logistiche. La prima è che la chat è aperta a tutti. Potete quindi scrivere tutte le vostre domande che al termine della relazione saranno lette e inoltrate direttamente alla relatrice. La seconda è che nella sezione file è disponibile il PDF di CME Maggio con tutti i protagonisti e gli abstract di questa prima edizione digitale. Passo la parola al collega Giovanni Cappella, che vi presenterà l'azienda protagonista e che introdurrà l'intervento di Bianca Secomandi. Grazie Maria Bonaria e buongiorno a tutti. Donadon SDD è l'unica azienda italiana, ma con presenza mondiale, a progettare, costruire e distribuire dischi di rottura. Ma la sua reputazione non si basa su un prodotto standardizzato, bensì sulla capacità di customizzarlo per le esigenze di ogni singolo impianto. A questo si somma una lunga e consolidata storia alle spalle per un'azienda che da qualche anno vede una nuova, generazione di dirigenti nata in casa. Oggi Bianca Secomandi, che oltre a essere la prima relatrice, è anche l'unica presenza femminile tra i relatori di questo evento, ci spiegherà il ruolo cruciale dei dispositivi di sicurezza in applicazioni facilmente soggette a sovrappressioni o eccessi di vuoto. Le cedo quindi la parola per il suo webinar dal titolo appunto Dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione. Buongiorno a tutti, sono Bianca Secomandi e appunto oggi a questo evento volevamo presentarvi un attimo la nostra azienda, i nostri prodotti, i loro campi di applicazione e dare una breve introduzione dell'uso combinato tra valvole di sicurezza e dischi di rottura. Per far questo condividerò con voi delle slide che abbiamo preparato, così diventa più semplice per tutti seguire un attimo il discorso. Presentiamo a questo evento Pumps and Valves, la nostra società, i nostri prodotti, i loro campi di applicazione. La Donadon SDD è l'unica azienda italiana produttrice di dischi di rottura e ha più di 70 anni di esperienza. Ad oggi dispone di 2.000 metri quadrati di officina e 400 metri quadrati di ufficio. Si avvale di tecnologia di ultime generazioni, abbiamo i laser di ultime generazioni con un modello brevettato. Un sistema di pulizia dei nostri dischi sia per uso criogenico che per uso ossigeno, un forno per test ad alte temperature, un rilevatore di fughe e anche un microscopio ottico tridimensionale. Inoltre siamo in grado anche di effettuare dei test dei dischi in ambiente criogenico. I punti di forza della nostra società sono appunto una produzione estremamente customizzata. La nostra produzione non è una produzione di serie e per far questo ci avvaliamo di un ufficio tecnico e di una tecnologia all'avanguardia di laser brevettato che ci permette di consegnare in tempi rapidi nonostante si lavori su specifiche richieste del cliente. I nostri prodotti vengono esportati in oltre 100 paesi del mondo e la nostra produzione è volta al 60% al mercato italiano e al 40% al mercato CE ed extra CE, suddivisi appunto tra mercato CE ed extra CE. Abbiamo un customer service molto attento, abbiamo sviluppato un e-form, cioè un format che viene distribuito ai nostri clienti oppure a quei clienti che si approcciano per la prima volta ai dischi di rottura, dove vengono indicate tutte le informazioni necessarie che Donadon richiede al fine di poter fare un'offerta il più attinente possibile e che rispecchi nel modo migliore le richieste del cliente.
Abbiamo inoltre sviluppato un invio di documentazione in cloud, cioè la documentazione viene fornita al cliente a materiale approntato prima ancora che venga spedito. Con un link, il cliente potrà scaricare tutta la documentazione finale di commessa e vagliarla, esaminarla ancora prima di ricevere i prodotti. Inoltre, su tutti gli imballi viene apposta una targhetta con un QR code dove anche l'installatore stesso oppure i magazzinieri possono, semplicemente avvalendosi di questo QR code, scaricare tutta la documentazione di commessa stessa. Nell'ultimo anno, a causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo, e quindi per l'impossibilità di poter presenziare presso i clienti esterni oppure, per i clienti l'impossibilità di presenziare ai test in Donadon, abbiamo messo a punto un Raptor Stream Test, cioè i clienti si possono collegare direttamente, tramite PC e presenziare virtualmente ai test di rottura dei dischi stessi. Allo stesso modo riusciamo a dare un supporto tecnico in caso di necessità a tutti i clienti, sia durante l'installazione o per qualsiasi problematica dovessero riscontrare con i dischi di rottura già acquistati. I dischi Donadon hanno delle certificazioni di qualità molto all'avanguardia, nel senso che le procedure che usiamo e l'organizzazione adottata ci hanno permesso quindi di acquisire la UNI EN ISO 9001. Inoltre, sempre grazie alle procedure e alla nostra organizzazione, siamo riusciti ad ottenere anche la certificazione UNI EN ISO 9100 per la progettazione, sviluppo e costruzione di dischi idonei per il settore aerospaziale. Abbiamo dei dischi certificati ASME 8a Divisione 1. Tutti i dischi sono dei prodotti di sicurezza, quindi PED quarta categoria. Abbiamo la certificazione ATEX. Inoltre, negli ultimi anni abbiamo anche ottenuto la certificazione 3A per dischi per uso farmaceutico, dischi asettici, e la certificazione MOCA GPM per il settore alimentare e bevande. E fiore all'occhiello abbiamo anche ottenuto la certificazione KTA 1401 per approvazione per il settore nucleare. Tutto questo ci ha permesso di annoverare tra la nostra clientela dei nomi molto importanti, tra cui Ferrari, ABB, AkzoNobel, Enel, Eni, Lavazza, Chemira, Parker, Siemens e tanti altri. E il lavoro di noi commerciali, appunto, è quello sempre di implementare questa reference list con il maggior numero di clienti possibili. Adesso cerchiamo di spiegare in breve quali sono i principi di funzionamento e i criteri per poter selezionare un disco di rottura, anche avvalendoci di quanto prima specificato. I principi di funzionamento del disco di rottura: il disco di rottura è un dispositivo di sicurezza, quindi la sua funzione è quella di proteggere gli impianti contro gli eccessi di sovrappressione oppure di proteggerli dal vuoto ed evitare delle implosioni stesse. È un dispositivo differenziale, quindi si apre al raggiungimento di una determinata differenza tra la pressione a monte e la pressione a valle di un dispositivo stesso, e in caso di contropressione, la pressione di rottura viene aumentata del valore stesso della contropressione. Il disco può essere composto da una o più membrane a seconda della tipologia che si va a identificare ed è studiato per aprirsi appunto a quel predeterminato valore di pressione differenziale richiesto dal cliente. È un dispositivo non richiudibile, quindi una volta che il disco fa la sua funzione e quindi interviene al valore predeterminato, deve essere sostituito in quanto non richiude più. I principi di funzionamento, dicevamo appunto, sono quelli prima specificati, ma per arrivare a ciò, ci sono dei parametri che i nostri tecnici, utilizzano per sviluppare il disco. Quali sono questi parametri? Il materiale richiesto per la costruzione del disco, che può essere un materiale semplice come il 316L oppure dei materiali più nobili come Inconel, Stelloi, Monel, a seconda appunto della tipologia che verrà a contatto con il disco di rottura stesso. Lo spessore del materiale, la superficie attiva, l'incisione e la lunghezza dei tagli e la profondità delle incisioni stesse.
Noi che cosa chiediamo al nostro cliente per poter selezionare un disco che rispecchi le loro esigenze? Se si tratta di un ricambio, per noi è sufficiente che il cliente comunichi ad Onadon il numero di lotto precedente originale, quindi del disco originale, e la quantità richiesta. L'ordine di acquisto non è necessario in quanto dal numero di lotto noi riusciamo a risalire alla storia del disco e sapere esattamente come era stato costruito l'originale e fornire al cliente un disco identico con le identiche caratteristiche del disco già installato e quindi intervenuto sull'impianto. Se si tratta invece di una nuova installazione, le informazioni che richiediamo al cliente sono maggiori, appunto per poter sviluppare un prodotto che corrisponde esattamente a quelle che sono le esigenze del cliente stesso. Se si tratta di una nuova installazione, quindi noi inviamo il form che prima abbiamo descritto al nostro cliente, dove chiediamo il DN, il diametro nominale necessario, oppure se non è noto, la portata da scaricare per poter andare a dimensionare il disco stesso. Quali sono le tipologie di connessione al processo, cioè se si tratta di connessioni flangiate, filettate o a saldare, il materiale richiesto per idoneità con i fluidi di processo stesso, la pressione e temperatura di scoppio richieste di intervento, quindi la differenziale, se esistono delle condizioni di vuoto o contropressione da tener conto durante la costruzione del disco stesso, qual è lo stato del fluido da scaricare, se è un gas, un liquido, un bifasico, e la pressione e temperatura di esercizio. Questa vedremo più avanti, che è un dato molto importante per selezionare e costruire un disco. I dischi di rottura poi si suddividono in diverse tipologie. Abbiamo più famiglie di dischi di rottura e le grandi famiglie sono tre. Ci sono dei dischi di rottura diretti in metallo o in grafite. I dischi di rottura compositi, quindi come dice il nome, composti da più membrane, dei dischi solidi preincisi nella versione forward oppure reverse. I dischi a rottura prestabilita a tensione in metallo o grafite sono dei dischi semplici che sono formati da un singolo strato di metallo e/o di grafite. La rottura è ottenuta lavorando direttamente sullo spessore del materiale e sul diametro attivo. Hanno delle tolleranze ampie sul punto di scoppio e un margine operativo basso. Danno luogo a frammentazione, quindi di questo bisognerà tener conto. Sono idonei per gas e per liquidi e possono avere una resistenza al vuoto e alla contropressione solo per dei valori di taratura alti, elevati, e tramite l'adozione comunque di appositi supporti aggiuntivi al disco stesso. I dischi compositi, così come dice il nome, sono formati da più strati, sono dei dischi a tensione. Gli strati possono essere metallici o materiali polimerico. La rottura si ottiene lavorando sull'ampiezza dei tagli, che sono in questo caso passanti, e la membrana metallica è tarata con dei tagli normalmente ottenuti sempre con tagli laser. Hanno delle tolleranze minori sul punto di rottura e un margine operativo incrementato rispetto ai precedenti che abbiamo visto. Sono anch'essi idonei per gas e per liquidi, hanno una frammentazione limitata e sono idonei anche per delle pressioni molto basse. Inoltre, anche qui, per poter supportare la pressione o la contropressione, hanno necessità di essere coadiuvati da appositi supporti. Abbiamo poi i dischi solidi incisi nella versione forward e reverse. Questi dischi sono costruiti seguendo il metodo brevettato laser utilizzato da Donadon e si ha la possibilità quindi di incidere dei fogli spessi 20 micron senza nessun tipologia di difetto. I dischi solidi a tensione, quindi tipologia forward con la cupola rivolta verso il bent side, il lato scarico, sono dei dischi incisi, appunto, sono composti da un singolo strato di metallo. La rottura si ottiene lavorando principalmente sulla profondità delle incisioni stesse, hanno delle tolleranze ridotte sul punto di scoppio e dei margini operativi elevati. Sono idonei per gas e per liquidi e possono essere autosupportanti alla contropressione o al vuoto in funzione del loro valore di taratura. Questi dischi non danno luogo a frammentazione, quindi sono idonei anche per installazione a monte di valvole di sicurezza.
Abbiamo poi i dischi solidi a compressione nella versione quindi reverse, con la cupola riversa rivolta verso il lato processo. Sono incisi sulla circonferenza, sono anch'essi composti da un singolo strato di metallo. La rottura si ottiene lavorando principalmente sempre sulla resistenza della cupola e sulla profondità dell'incisione. Hanno una tolleranza ridotta sul punto di rottura e un elevato margine operativo. Sono idonei per gas o per liquidi. Sono autosupportanti al vuoto in questo caso e alla contropressione e anche per pressioni di rottura basse, anche inferiori a 1 bar, e non danno luogo a nessun tipo di frammentazione. Abbiamo poi dischi solidi a compressione nella versione reverse, hanno delle incisioni radiali a petali, hanno sempre la bombatura rivolta verso il lato processo e l'apertura di questo disco si ottiene principalmente sempre lavorando sulla resistenza della cupola e sulla profondità delle incisioni radiali, appunto. Hanno delle tolleranze ridotte sul punto di rottura, un margine operativo elevato e sono idonei per gas. Sono autosupportanti al vuoto e alla contropressione anche per pressioni di rottura richiesta inferiore a 1 bar e non danno luogo a nessun tipo di frammentazione. Questi dischi a 6 petali aprono quasi completamente con un'area di scarico che può essere anche superiore a quella teorica che si ottiene dall'esagono dell'apertura dei petali. E in effetti questa tipologia di disco è una tipologia certificata SMI-ottava divisione 1 con un KRG certificato di 0,48. Parlavamo prima di margine operativo. Il margine operativo è un valore di cui bisogna tener conto quando si identifica un disco richiesto dal cliente. Solitamente non è molto facile capire per chi si approccia per le prime volte ai dischi di rottura che cosa sia il margine operativo, quindi cerchiamo di spiegarlo con questa semplice tabellina che comunque è tratta dalle normative UNI N4126 e anche dalle API 520. Ipotizzando di avere un disco di rottura con pressione richiesta di 100 bar, sul punto di rottura c'è una tolleranza in positivo e in negativo. Abbiamo ipotizzato di avere un disco reverse e quindi le ultime tecnologie che hanno il 5% di tolleranza sul punto di rottura. Quindi il disco potrà aprire ad un valore che va in minimo a 95 bar fino a un massimo di 105 bar. Esiste poi un margine operativo a seconda delle tipologie del disco, anche questo sempre da normativa. Il margine operativo, ipotizzando che in questo caso su questa tipologia di disco sia del 90%, cosa vuol dire? Che dal punto minimo di apertura, cioè il 95 bar, dobbiamo andare a togliere un ulteriore 10% e arriviamo a 85,5. Questa è la massima pressione di esercizio ammissibile sull'impianto dove è installato questo disco di rottura. Perché? Perché andando a lavorare dal punto minimo di rottura 95 bar fino agli 85,5, quindi in questo campo segnalato con il rosso, l'uso del disco di rottura in questo campo porterebbe ad una rottura prematura del disco non predeterminabile. Questo perché lavorando in questo campo il disco verrebbe continuamente stressato e anche il materiale stesso andrebbe a perdere le sue caratteristiche intrinseche per cui è stato costruito. Tutti questi dischi che abbiamo spiegato, trovano applicazione appunto in diversi settori, dall'oil and gas, energia, biogas, automotive, trasporti, criogenia, energia, food industry, alimentare. Così facciamo una breve carrellata sui campi di applicazione. L'oil and gas, la scelta ideale per questa applicazione sono i nostri dischi formati da un unico strato nella tipologia sia forward che reverse, quindi gli SCD, SCR, Y90, che sono disponibili anche con diametri molto elevati fino al DN900 e possono essere costruiti in materiali anche nobili tipo Astelloy, Inconel e Monel che possono essere compatibili quindi con le sostanze corrosive come alcune che sono derivate dal petrolio.
sono utilizzati inoltre nei sistemi antincendi che vengono installati per proteggere i serbatoi anche dall'olio stesso. Abbiamo fatto delle forniture, per esempio, nel mare del Nord con dei dischi di grosse dimensioni completamente costruiti in Asteloici 276, provvisti anche di un segnalatore di scoppio che segnala appunto l'apertura del disco stesso e un contatto pulito collegato ad una barriera a sicurezza intrinseca. Abbiamo poi l'applicazione nel settore chimico e nel petrolchimico. Esistono molti impianti di tipo chimico dove è possibile che avvenga una reazione chimica e ciò potrebbe portare a provocare un aumento incontrollato della pressione. Quindi in questo caso il disco che si va a montare deve essere un disco che abbia un margine operativo elevato, cioè cosa vuol dire? Una pressione massima di esercizio molto vicina al punto di rottura. Quindi in questo caso si tende a fornire dei dischi delle tipologie reverse SCR o Y90 che godono appunto di questi margini operativi molto alti. I dischi poi vengono anche utilizzati nel settore biogas, nei fermentatori appunto, che vengono utilizzati nella produzione di biogas. Generalmente vengono affiancate alle valvole di tipo idraulico che devono essere costantemente monitorate, quindi si tende ad installare questa sicurezza secondaria, cioè i dischi di rottura. Abbiamo una tipologia studiata appunto per questa apposita applicazione che sono i nostri LPD che possono funzionare anche a pressioni di rottura molto basse fino a 5 millibar, grazie quindi alla loro costruzione con questa lamina speciale che ne permette l'apertura. I dischi poi vengono utilizzati anche nel settore food e nel settore farma, che sono delle applicazioni asettiche, quindi richiedono dei dischi che abbiano delle caratteristiche particolari, che quindi possano garantire tutte le stringenti richieste di questi settori. I dischi, vengono costruiti con materiale sia 316L o materiali speciali, se ne può fornire anche dei certificati di rugosità per la superficie del disco a contatto con il fluido stesso, se richiesto. E inoltre questi dischi vengono montati direttamente tra raccordi clamp e forniti con guarnizione in PTFE, certificati 3A e sono omologati FDA o USP classe sesta. I dischi poi trovano applicazione anche nel settore automotive, soprattutto nell'ultimo periodo, perché proteggono i sistemi della sovrappressione della batteria nei sistemi ibridi, appunto, per i recuperi dell'energia. I dischi utilizzati sono dischi di ultima tecnologia, sempre nanoscored, con delle dimensioni molto piccole, cioè inferiore anche al DN25, quindi inferiore al pollice, e vengono sempre costruiti, appunto, come abbiamo detto, con la tecnologia nanoscored brevettata di Donadon e garantiscono quindi delle prestazioni ottimali. I dischi poi vengono utilizzati anche nel settore criogenico, infatti in tutti i settori industriali possono essere utilizzati dei serbatoi che contengono dei gas liquefatti a temperatura criogenica, quindi a meno 196. I dischi in questo caso sono delle unità sigillate di facile installazione della nostra tipologia SUT o SUM che possono essere installati direttamente nelle tubazioni tramite attacchi filettati o attacchi a saldare e in questo caso non mettono in contatti contaminanti con il processo stesso. I dischi possono essere prima della fornitura essere testati internamente qui da Donadon, cioè sono stati testati a basse temperature e su richiesta si possono eseguire anche dei test di tenuta. In caso di intervento viene sostituita l'intera unità sigillata, quindi con dei tempi di manutenzione molto veloci, in quanto è sufficiente svitare o dissaldare l'unità sigillata precedentemente montata ed intervenuta e sostituirla con una di identica caratteristiche. Abbiamo poi il settore energia, che è un altro settore molto importante dove vengono utilizzati i dischi di rottura, in quanto possono essere installati su generatori, trasformatori o turbine. In questo caso i dischi devono garantire un'ottima tenuta, una resistenza al vuoto e un elevato margine operativo.
Anche qui vengono forniti dischi di tipologia SCD, SCR, Y90, quindi quelli ad unico strato di metallo che danno una perfetta tenuta e solitamente per garantire nei trasformatori, per garantire l'isolamento del gas SF6, vengono forniti queste tipologie di dischi installati poi direttamente tra flange del cliente senza il supporto del nostro portadisco. Abbiamo poi il settore trasporti sia su terra che su rotaia, dove vengono utilizzati i dischi di rottura. Dischi di rottura studiati da Donaldson sono della tipologia TCD, proprio per track, e in questo caso vanno a protezione delle cisterne stesse per evitare che avvengano delle esplosioni che possano provocare dei danni enormi, insomma, sia dovuti al sovraccarico oppure per un innalzamento della temperatura esterna o per delle reazioni chimiche stesse. I dischi appunto progettati dalla Donaldson, che sono della tipologia TCD, sono di facile installazione e sono in grado di reagire prontamente, sono stati testati ripetutamente prima di metterli sul mercato appunto perché devono garantire che non avvengano dei danni catastrofici. Non ultimo, abbiamo detto i dischi di rottura possono essere forniti anche in combinazione con le valvole di sicurezza. L'installazione può essere di due tipi: un'installazione come sicurezza secondaria, quindi in questo caso viene installato in parallelo, il disco di rottura viene installato in parallelo ad una valvola di sicurezza, quindi si parla di scarico secondario, che poi potrebbe essere anche il primario e secondaria la valvola di sicurezza. Oppure può essere un'installazione combinata quando il disco di rottura viene installato a monte o a valle della valvola di sicurezza stessa. Mettendo a confronto i due dispositivi di sicurezza, che comunque sono tutti e due dispositivi certificati PED di quarta categoria, diciamo che il disco di rottura è un dispositivo di tipo semplice, mentre la valvola di sicurezza è un dispositivo di tipo meccanico, quindi lavora a molla. La posizione di montaggio del disco di rottura funziona in qualsiasi posizione esso venga montato sull'impianto, quindi sia in verticale che in orizzontale o con delle angolazioni particolari richieste dal cliente, mentre la valvola di sicurezza sappiamo che funziona solo se è montata in verticale. Al cessare della sovrappressione, cioè a cessare dell'evento per cui il disco o la valvola intervengono, quindi svolgono la loro funzione, la valvola richiude, mentre il disco di sicurezza non richiude più, in quanto è un dispositivo che deve essere sostituito. Tutte e due però proteggono, come abbiamo detto, dalla sovrappressione. Il disco viene montato a valle di una valvola di sicurezza soprattutto quando si vuole proteggere la valvola di sicurezza da fluidi corrosivi che sono presenti nel condotto di scarico. Quindi si tende a montare un disco di sicurezza che vada a proteggere la valvola, permettendo così magari di montare anche una valvola con un materiale meno nobile rispetto al disco e quindi andare anche ad avere un risparmio di tipo economico. Il disco di rottura può essere montato anche in parallelo, quindi come sicurezza secondaria, è una protezione tipica nei serbatoi di gas liquefatti e solitamente in questa combinazione il disco è tarato a una pressione leggermente superiore rispetto alla valvola di sicurezza. Abbiamo poi il montaggio, quello diciamo più usuale quando è in combinazione, che è il disco di rottura montato a monte della valvola di sicurezza stessa. Questo permette di sfruttare appieno le caratteristiche principali dei due dispositivi di sicurezza, cioè la tenuta ermetica del disco stesso e la richiusura della valvola. I vantaggi sono che la valvola, come abbiamo detto prima, anche in questo caso viene protetta da eventuali fluidi corrosivi o incrostanti presenti nell'impianto. C'è l'eliminazione delle perdite dovute quindi alla corrosione, che non va a intaccare la valvola di sicurezza stessa, quindi non va ad intaccare la sede, a sporcare la sede. C'è una riduzione dei costi di manutenzione della valvola, in quanto non venendo a contatto col fluido di processo, generalmente durante i lavori di revisione della valvola, una semplice lappatura o sostituzione guarnizioni è sufficiente e non si necessita, di sostituire gli organi interni, cioè ugello otturatore di una valvola stessa.
c'è una riduzione dei costi di approvvigionamento della valvola di sicurezza, in quanto anche in questo caso la valvola di sicurezza può essere fornita con materiali meno nobili rispetto a un contatto diretto con un fluido corrosivo. Quindi si va ad installare un disco che ha dei costi minori con un materiale più pregiato, mentre la valvola di sicurezza si tende ad utilizzare una valvola in un materiale più standard. Inoltre, si può provare il corretto funzionamento della valvola senza fermare l'impianto e senza smontare la valvola stessa dall'impianto. La combinazione in questo caso di valvola e disco, quando il disco è installato a monte, siccome il disco di rottura abbiamo detto che è un dispositivo a pressione differenziale, bisogna evitare che ci sia un accumulo di pressione per garantirne la corretta apertura del disco al punto di scoppio richiesto. Quindi la Donadon ha studiato una valvola di eccesso flusso per evitare appunto che ci sia un accumulo di pressione tra lo spazio compreso tra il lato scarico del disco di rottura e il secondo dispositivo di sicurezza, cioè la valvola di sicurezza. La valvola di eccesso flusso poi si chiude quando è esposta alla portata di scarico del disco di rottura stesso. Le valvole di eccesso flusso sono disponibili con attacchi da un quarto e su richiesta possono essere forniti combinati ad un niplo e un gruppo AT, dove si può andare a montare anche un manometro, che è una soluzione ottimale per verificare appunto se c'è un aumento di pressione tra il disco e l'ingresso del secondo dispositivo di sicurezza, cioè la valvola stessa. Abbiamo parlato della ridotta manutenzione della valvola di sicurezza quando montata in combinazione con il disco di rottura, mentre per quanto riguarda la manutenzione del disco di rottura, possiamo dire che la manutenzione del disco di rottura è proprio una manutenzione minima, nel senso che il disco di rottura deve essere sostituito dopo un certo periodo di utilizzo, a seconda dell'utilizzo che ne si fa, per prevenirne la rottura anticipata. Questo periodo appunto dipende dalle condizioni di esercizio dell'impianto su cui il disco viene installato. Donadon comunque raccomanda sempre la sostituzione del disco stesso durante le fermate impianto, durante la verifica di integrità dell'impianto stesso. Inoltre, si raccomanda sempre di tenere almeno 2 o 3 dischi a magazzino come ricambio, nel caso appunto il disco montato sull'impianto dovesse intervenire, avere la disponibilità immediata di un disco da poter sostituire senza provocare danni o comunque fermate impianto che possono essere anche dei danni economici non indifferenti. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille Bianca, abbiamo delle domande. La prima è questa: quali sono le informazioni necessarie per poter definire il disco in maniera corretta? Allora, come dicevamo durante la presentazione, dipende sempre dalla tipologia di disco, nel senso che se si tratta di un ricambio, il cliente è sufficiente che comunichi a Donadon il numero di lotto precedente, cioè della fornitura originale. Questo numero di lotto è un numero a 6 cifre, che il cliente può facilmente identificare sia sulla targhetta metallica apposta sul disco che sul certificato di collaudo, fornito, in origine. Mentre, per delle nuove applicazioni è possibile per il cliente scaricare direttamente il request form di cui abbiamo parlato nella presentazione dal nostro sito o comunque contattare Donadon che ne fornirà una copia via mail. E le informazioni necessarie sono il diametro nominale del disco e se non è noto dovrà comunicare invece a Donadon una portata richiesta da scaricare che sia gas o liquido, con i parametri stessi di questo fluido, cioè se è un gas dovranno esserci comunicati il peso molecolare, il coefficiente esentropico, il fattore comprimibilità, se è un liquido una densità e una viscosità del liquido stesso, pressione e temperatura di rottura richieste per l'intervento, una pressione di esercizio massima se richiesta appunto in modo che anche noi possiamo andare a identificare il disco di rottura più idoneo per l'esercizio del cliente stesso, il materiale di costruzione o comunque appunto conoscendo di quale fluido si tratta, quale gas o quale liquido, capire se ci sono degli agenti corrosivi, quindi andare a scegliere il materiale più idoneo
per fornirlo al cliente. Comunque Donadon è sempre a disposizione, cioè noi tutti i colleghi siamo sempre a disposizione per dare una mano a tutti i clienti nella scelta del dispositivo più idoneo, perché come detto la Donadon non costruisce i dischi in serie, ma sono tutti costruiti ad hoc a seguito delle richieste dei clienti, quindi questo è proprio il nostro ruolo assieme ai nostri tecnici di trovare la soluzione più idonea per ogni cliente. La seconda domanda è invece questa: un disco resiste alla contropressione o al vuoto? Allora, dipende dalla tipologia di dischi che andiamo a identificare. Come abbiamo visto nella presentazione, le tipologie di dischi sono molteplici, diverse, appartengono a diverse famiglie. Se ci basiamo sulla tipologia reverse, cioè le nanoscore di ultima tecnologia, questi dischi sono autosupportanti al vuoto e alla contropressione senza necessità di dispositivi aggiuntivi, cioè di supporti aggiuntivi. Esistono poi invece dischi di altre famiglie a cui è necessario installare un supporto per la resistenza alla contropressione o al vuoto, e dei dischi invece che sono autosupportanti solo a diversi valori di pressione di rottura. Però appunto per questo è sempre consigliabile rivolgersi a Donadon, che fornirà la soluzione migliore in base alle necessità del cliente. Donadon SDD ha esperienza in dischi fatti di materiali speciali? E i materiali utilizzati sono poi rintracciabili? Assolutamente sì. La Donadon, come abbiamo visto, oltre a un materiale diciamo così standard di fabbricazione che è il 316L, quindi un acciaio inossidabile, ha esperienza anche con diversi materiali più nobili che possono essere l'Astelloi, l'Inconel, il titanio, il tantalio. Abbiamo visto anche nella presentazione per l'Oil and Gas, che è un disco di N900 se non ricordo male, che era completamente in Astelloi C276. Tutti i dischi, comunque tutti i materiali con cui costruiamo i dischi vengono sempre forniti con certificati di materiali in accordo alle EN10204-3.1, quindi c'è un'assoluta rintracciabilità di tutti i materiali che utilizziamo. Sono riportati sul test report che forniamo e vengono forniti i certificati dei materiali proprio a parte in quel famoso link di cui abbiamo parlato nella presentazione. Inoltre, su richiesta del cliente, è possibile anche eseguire un PMI, che è un Positive Material Identification, che è un test aggiuntivo che il cliente può richiedere e che noi possiamo effettuare con degli enti esterni. Grazie Bianca. Al momento non abbiamo altre domande, ma se dovessero arrivarne le inoltreremo direttamente a te. Grazie davvero per la collaborazione, per la tua partecipazione. Ringrazio anche tutti voi per averci seguito. Vi aspetto alle 15.30 con il secondo intervento di oggi dal titolo L'importanza del condition monitoring di pompe e valvole nei processi produttivi, la soluzione ultrasonora. Intervento a cura di Mauro Viganò di SDT Italia. In chat vi ricordo che è disponibile il link per accedere alla stanza del webinar. Perché questa è Pumps and Valves Week. Ovunque vuoi. Grazie.